Sono 20 rossoblù convocati da Mister Lerda per la gara in casa della Triestina, eccoli. Abruzzese, Beati e Bonvissuto, Concetti, Coresi, Cutolo, De Martino, Di Matteo, Farelli, Gabbionetta, Galardo, Galeotto, Grillo, Legati, Mazzarani, Morleo, Mendicino, Petrilli, Quonda Matteo e Scogni Emilio. Ad arbitrare sarà Luigi Nasca della sezione di Bari. Il pugliese sarà coadiuvato dal primo assistente Ettore Franzi di Verbania e dal secondo Enzo Riviello di Salerno, quarto uomo designato è Giorgio Peretti di Verona. Una gara che Lerda definisce importantissima ma anche difficile, vista la consistenza degli alabardati dati subito dopo Torino, Lecce e Regina, proprio per l'entità dell'organico, tra le più accreditate al salto di qualità. Ma siamo fiduciosi, il buon momento che i rossoblù stanno attraversando sarà l'arma in più per potersi imporre anche a Trieste. La squadra non è umile, sa, ha già assorbito, tra virgolette, la vittoria di Torino e quindi noi siamo umili, tranquilli, sappiamo che ogni partita è storia a sé e quindi andiamo a incontrare un'altra grande squadra che peraltro viene da una sconfitta di Monica, l'ultima, l'unica della gestione di Somma, una squadra che quest'estate era subito dietro a Torino Regina, assieme a Lecce, eccetera, una squadra molto importante perché è una squadra che sono anni che si avvicina ai playoff e quindi è una squadra forte, con grandi individualità, molto ben organizzata e quindi il pericolo sono loro, non siamo noi. Noi siamo a posto sul pezzo, sappiamo che non dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto prima. Quindi il Crotone sa come affrontare la Triestina. Gli squali cercheranno in tutti i modi di mettere in pratica tutti i consigli dell'allenatore per cercare di sfruttare le debolezze degli avversari, come così è successo sabato scorso a Torino. Le ultime due trasferte sono andate molto bene, sia dal punto di vista del gioco che quello dei risultati, e questo ci conforta. Andiamo lì con un sufficiente ottimismo, sapendo, rispettando l'avversario, ma comunque cercando di essere, come detto prima, convinti che possiamo fare bene, anche Trieste. Sugli esterni e davanti a giocatori bravi, veloci, uno lo conoscete molto bene, il Sedibek. Ma gente come Volpe, come Testini, come Stankovic, che sono molto veloci, molto rapidi e dovremmo prestare attenzione perché lì sono bravi, sfruttano molto bene gli esterni. Comunque il Crotone, proprio per la mentalità di Lerda, tendente al risultato pieno, anche a Trieste punterà alla vittoria, non scartando l'ipotesi di un punto che sarebbe importantissimo. Ma io non, prima di affrontare una squadra, in questi 4 anni che alleno, non mi sono mai posto l'obiettivo di dire vado lì e pareggio, vado lì, cerco il massimo, poi se viene pareggio a Trieste è un risultato importante. Però a priori noi andiamo lì cercando di farne 3 di punti, sapendo bene che incontriamo una squadra forte, però questo campionato ha dimostrato fino adesso che gli equilibri per certi versi possono essere sopperiti e quindi le squadre alla fine vincono o perdono le partite per una disattenzione, per un episodio, quindi le partite sono sempre state abbastanza in equilibrio. Quindi, se il campionato sarà così di qui alla fine, noi andiamo a Trieste per cercare di ottenere il massimo, poi è chiaro che se pareggiamo a Trieste allunghiamo la striscia positiva ed è un risultato non importante di più. Questo è il prossimo turno. Albino Leffe Lecce, giocata venerdì sera, Ascoli Regina, Brescia Empoli, Cesena Frosinone, Cittadella Modena, Gallipoli Torino, Grosseto Ancona, Mantova Salernitana, Sassuolo Padova, Triestina Crotone, Vicenza Piacenza si gioca lunedì sera.